Dicevo, come si può capire dal titolo, a che età bisognerebbe dare la possibilità alle persone di iscriversi ai tornei, agli eventi come la God War League, eccetera, eccetera. Attualmente la God War League è solo per i diciottenni, no? Allora, quello che voglio dire io, entra con la maturità, perché una persona può essere matura a 12 anni secondo le sue esperienze di vita, la sua intelligenza, la famiglia, ma no, già te, dovresti essere proprio scarso però, secondo le sue esperienze di vita che ha avuto, la sua famiglia, l'insegnamento, eccetera, eccetera. Quindi non si può fare questo discorso sulla maturità. Però vi voglio far presente una cosa. Io sono stato alla LAN di Torino recentemente, non sono stato come giocatore, mi dispiace. E questo che ci fa accanto a me? Quindi mi dispiace molto di questa cosa, di non esserci stato come giocatore. Però devo dire che è sempre una bella esperienza vedere una LAN, un evento e così via. Peccato però che attualmente tutti questi eventi continuano ad esserci dei fatti spiacevoli. Per prima cosa, i team che comunque quando sono là si insultano, si dicono fai schifo, sei scarso, così. E fino a là posso tranquillamente capirlo. Gli strilli, gli sfottò, cioè è normale, ci stanno, è una competizione, stanno pure nel calcio, non ci si può fare niente. Ci stanno pure nel calcio, quindi non ci si può fare niente. Ma la cosa è brutta quando si esagera, quando si comincia a dire vaffanculo, stronzo, pezzo di merda, queste cose. Che, cioè, apparentemente uno non dovrebbe nemmeno sentirgli gli insulti, perché cioè, alla fine sono detto una persona che nemmeno conosci, quindi sti cazzi. Però allo stesso tempo mi provoca tristezza questa cosa, specialmente quando vengono comunque da quelli che sono i bambini più piccoli, cioè dai bambini, dai ragazzi pure, perché ragazzi, non è che sto facendo qui la persona perfetta, perché pure io l'ho fatto. Sit down, Luca! Bravo, Gio! Dai, tutti! Qualcuno lo chiama? Cioè, ovviamente per gasare me e i miei compagni, non, cioè, ovviamente uno lo dice fai schifo, eccetera, eccetera, ma ti serve anche per gasarti a te come giocatore, eccetera, eccetera. Come vi ho sempre detto, COD è un gioco di hype basato principalmente su quello, quindi è normale che ci siano queste cose. La cosa che mi dispiace è quando, come ho già detto prima, cominciano a uscire insulti. Ah, merda, questo mi sta pushando come un treno. Quando cominciano a uscire insulti e altre cose. E molti sono lamentati di questa cosa perché ovviamente distraggono dal gioco, eccetera, eccetera. E quello che dico sempre io è ci dovrebbe essere un limite a queste cose. Dovrebbero applicare un limite alle persone quando giocano, cioè al fatto che non debbano insultare esageratamente, urlare troppo. Come si fa all'estero, che si danno i cosiddetti warning. I warning sono un avvertimento, quando si arriva a due warning si viene dato come una mappa vinta automaticamente all'altra squadra. Voi direte, ma non si può fare una cosa del genere, non è fair, non... Io dico invece che bisognerebbe farla perché comunque COD è un gioco mentale, ragazzi, non prendiamoci in giro su queste cose perché è veramente così. È un gioco basato principalmente su entrare nella testa degli avversari. E come avete visto magari il video di Donny, famosissimo, quello in cui lui
praticamente insulta il suo vecchio team, quello con Andex e co. E... Vaffanculo! Non mi dovete galleggiare! Non dovete farlo! Non dovete galleggiarmi! Non dovete farlo! Ma che schifo! Non è più forte! Ma che schifo! Non è più schifo! Guardami! Guardami! Ma è schifo! Ma te la scordo! Sono trappato! Perché? Ma è schifo! Sono cose che succedono in questo mondo competitivo. Magari incresciose possono essere, magari molto divertenti, eh? Perché magari molti di voi si possono divertire tantissimo a vedere queste cose, eppure io mi diverto a vederle. Più che altro mi dispiace perché, trattandosi di una competizione, davanti a quelli che sono gli altri giochi, perché magari come può essere Counter-Strike, League of Legends, e così sembriamo un branco di bambini arrabbiati, cioè diamo una brutta visione di noi stessi. Ma molto brutta, eh? Molto, 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 molto brutta questa visione che la gente ha di noi. E non deve essere così. Non deve essere così. Non dobbiamo dare questa impressione, perché anche se COD è un gioco abbastanza, forse per ragazzini, bambinesco, volete mettere allo stesso tempo, c'è molta serietà quando si fanno le competizioni. Ed è brutto vedere team che si ritrovano a fare queste cose. Sicuramente questa cosa del warning bisognerebbe farla. Per non esagerare con le parole, con gli urli e motivare i giocatori a stare in una sfida, in una competizione, e non è che si stanno uccidendo, perché la gente molte volte gioca per far sentire le altre persone una merda. Come vi ho già detto, io stesso comunque dico: se fai schifo, sono fortissimo, sei un ragazzino, ste cose, cioè sono cose che si dicono in compagnia e mi escono pure a me, non è che sto a fare il santarello. Però mi piacerebbe vedere magari una community un pelino più seria, magari. E questa cosa forse magari attraverso i warning nei tornei, negli eventi, come vi ho già detto. Perché una cosa che... Ah, merda. Oddio, ah, ma un compagno. Mannaggia il lobby di disturbo. Non voglio morire. Quindi questa è una cosa che sicuramente vorrei ci fosse. E in più, per quanto riguarda prima, quindi non è un discorso che lo fanno i ragazzini o che sono più piccoli, o lo fanno quelli grandi come può essere Donny, io, Olga e tutti quelli che sono le facce e i volti del competitive. Quindi vorrei che capiste per prima cosa questa cosa qui. Comunque, come stavo dicendo, scusatemi ragazzi per questa parentesi che sono stato zitto, ma mi piacerebbe fare questa gnocca, dato che non ne faccio gnocca da tipo una vita. Quello che vi stavo dicendo è che non è una cosa che fanno tutti, e secondo me la God War League e questi eventi così importanti dovrebbero essere almeno aperti ai team anche di persone minorenni. In questo caso, per minorenni, vuoi dire di che età, Power? Beh, di che età? Bella domanda. Di che età? Io direi sui 15-16 anni. Perché? Per prima cosa, come sempre dico, come sempre ho detto, la maturità non la fa l'età. L'ho sempre detto, lo so. Se siete maturi, non, sicuramente non sarà la vostra età a determinarlo. E... oh merda, c'è un nemico dietro. Quindi sicuramente questo. In più, quello che bisognerebbe fare è limitare il trash talking e gli insulti. E in Europa questa cosa non è così esagerata, e se volete sapere il perché ve lo dirò. Perché quando siete dentro la COD War League dovete firmare un foglio in cui dite che se fate qualche... come si può dire? Che se fate flame, diciamo, queste cose un pochino così esagerate, eccetera eccetera, prendete delle multe e potete essere soggetti, dopo che prendete più multe, a squalifiche, a perdere le partite o addirittura ad essere cacciati dal vostro team, a essere costretti a trovare un altro sostituto. Voi cosa ne pensate di questa cosa? Mi sono fatto ammazzare? Allora, guarda, per quanto riguarda...
Per quanto riguarda il avere due Cold War League, una per i minorenni e una per i maggiorenni, secondo me è sbagliato. Non magari per una differenza di premio, ma proprio per un riguardo di splittare due community, per prima cosa. Secondo me avrebbe molto senso invece che i minorenni possano giocare, perché ci sono molti giocatori promettenti, molti ma tantissimi, e la cosa bella è proprio vedere nuove squadre che riescono a contendersela con quelli che sono i pro che giocano da anni, perché è anche bello quello, è come la favola delle Leicester, ragazzi, che noi l'abbiamo vista alla God, non la God War League, ma al God War Championship con il team Revenge, che è arrivato praticamente dal nulla, erano tutti giocatori minorenni, hanno appena fatto 18 anni e sono arrivati secondi al World Championship, riuscendo quasi a battere i Denial, che hanno vinto perdendo all'ultimo round di Cerchio Distruggi il round 11 in settima mappa. È questo, ragazzi, cioè il fatto che molti ragazzini hanno la possibilità, hanno la forza, ma non hanno, ovviamente non sono in grado di dimostrarlo. E questo non è solo per un fatto che il gioco è per i 18 anni, ma viene fatta anche questa regola per un fatto di maturità. E come vi ho detto prima, è fatto vedere i video di questi ragazzini che... Impazziscono, urlano, ma non sono solo ragazzini, sono anche ovviamente i maggiorenni, come ho fatto vedere nel video di Donio, quel video mio. Quindi spero che abbiate capito il messaggio.